Barozzi, è tutto pronto in sala operatoria? Sì, professore. Su, dai, sbrigarsi allora. Andiamo. Ciao, mamma. Dai, non piangere, dai. Dai. Su, su. Vengo anch'io. Oddio. Narcisa. La nata è gradua, la nata è gradua. Che brazzo è la parola che è mia. Parete. Parullo. Chi mai? Parullo lo dico io. Tieni questa rana. Quell'uomo in frac. Addie, 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 addio al mondo. Dicendo ad ogni cosa, ad un gatto illuminato, a un vagone ormai scanciato, ad un piccolo negretto che randaccio se ne va. La 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 la, pum, pum, la la la, oh, plin. Bravo. Gracias. Buon. My red for you. You good, lui brutto. Ciao. Italy, military. Buono. Guardami il posto. Ciao. Ciao. È in partenza dal terzo binario l'espresso per Napoli, Cosenza, Reggio Calabria e Trapani. È in partenza dal terzo binario l'espresso per Napoli, Cosenza, Reggio Calabria e Trapani. Oh, guarda che mica vado in guerra. Sto attento. Sul treno della nostalgia.
47esimo, forza, forza, forza! Dai, ancora così state! Voi credi di essere in vacanza, eh? Ehi, su, faccia di raviolo, svegliatevi! Allora, chi è che comanda qui, dai! Caporale minuto 72esimo battaglione. È la maniera di salutare. Ho picchiato. Perché non li hai fatti preparare prima, eh? Primo incarico. Signor sì. Che vi ci mandano a fare se non siete buoni di fare un cazzo? Dai, forza, forza, forza! Andiamo, rosso di... Sonno mio! Ancora così state, forza, forza, forza! Dai, 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 su! Dai, dai, veglia, forza! Dai! Giù dal treno, dai! Muoversi! Brigarsi! Mettetevi sul basco! Tutti gli zaini sulle spalle, dai! Andatevi a inquadrare sotto la pensilina! Il zaino? Muoversi! Grazie! Per andare i tacchi, dai! Dai, imbranato, muoviti! Che ordine, signore! Ehi, non dormiamo! Lo facciamo? Ti guardiamo in giro? Non credi di essere in vacanza? Dai, dai, dai! Uè, ma quando siamo partiti ieri? Non eri stato? Io vengo da Magomer, molto vendoso. Allora, avanti, dai! Scattare, sbrighiamoci! Porca! Vi voglio tutti inquadrati! Il significato della disperazione. Dai, avanti, muoversi! Proprio quello che ci voleva. Vai qua, dai. Cosa cazzo succede laggiù? Mi si è rovesciato lo zaino! Bravo, pirla! Dai, sbrigati! Sì. Guardatevi lì sotto la pensilina. Madonna mia, come strilla questo qua. È il peggio. Allora, voi, cosa facciamo? Merenda qui. Dai, sbrigarsi. Pronti, sinistri. Pronti. Dai, dai, dai. Serve una gamba. E che fa? Il treno se ne torna? Dritti, sull'attenti. Vi voglio allineati e coperti come le occhie. E quelli che sono? I nonni. I nonni. Ho detto dritti, allineati. Chi? Miss. Sono il sergente Gallo! E qua chi fa che grichi? Intesi? Uno, due, tre, quattro... Mettiti a posto il basco! Cinque, sei, sette, otto, nove... Via le mani in tasca! Dieci... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ci guardano. 18, 19, ci guardano. Ehi, svegliati! 21, quelli ci fotografano a una a una e poi ci scelgono. Come scelgono? Scelgono, scelgono. Tanto non possono mica più fare niente. E chi dai? Una scelgo. Chi? Allora, Buzzi, è finito il concertino? Dai, andate tutti nel piazzale, dai, muovetevi. Anche voi, dai, dai, su, per piacere. Dai, su, ragazzi, dai, dai. Andate adagio, andate adagio, mi raccomando. Calma, calma. Bianco sinistro, sinistro. Vai, Arcuti, vai. Avanti, marci. Una, una. Brucia, Marini, brucia. Una, 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 sei al passo. Buzzi, Marini, su CP, dai. Plotone! Una alla volta, consegnare lo zaino. Forza, forza, forza! Buzzi! Ma è scivolata, sergente. La vecchia è molto stanca. Tu, ridagli lo zaino. Poi salite tutti quanti su quest'altro CP. Dai, sbrigarsi! Ma è scivolata anche a me. Ai, 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 ai. No, 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 no. Stai preoccupato. Anzi... stai molto preoccupato. Sì, sì. Vai, Spina, vai. Ehi, sotto a chi tocca? Ehi, tocca a te. A me! Piano, eh? È di Gucci.
Mi piace sto scaglione. Una bella capata. Tutti i chiamati dicano presente, escano dal plotone e vengano a inquadrarsi dietro di me in fila per due. Uscio Giovanni. Presente. Stai fermo. Anche te. Gianni Trapani Armando. Presente. Zichella Ernesto. Presente. Mazzolini Nicola. Presente. Romani Alberto. Romani Alberto non c'è? Scusa. Sarei io. Come sarebbe a dire sarei? O sei tu o non sei tu? No, è che io mi chiamo Adalberto. Romani Adalberto. E beh, io che ho detto? Adalberto? Adalberto? O Adalberto? Allora? Troia d'Eva, tenente figli del cazzo. Lei, come si chiama, si chiama? Si vada a inquadrare. Faccio inquadrare. Adalberto. Muoversi! Vada avanti, caporale. Pezzuto Andrea. Presente. Marasca Alvise. Presente. Cabiddu Angelo. Presente. Scanna Claudio. Presente. Sciaffa Salvatore. Sì, qua sto. Esposito Antonio. Presente. Del Grillo Dario. Eccolo. Quadrelli Sergio. Presente. Ma cos'è? Ci sono i lupi? Non ti preoccupare, è una specie in estinzione. Queste sono gli ultime. Allora saranno affamati. Ciao Gigi. Ciao. Mettetevi dove capita. Che simpatico qua, vero? Una singola compagna non c'è, eh? Bello. Aspetta. Il posto qui sopra me lo aggiudico io, va bene? Ah, yes. Ti si sono rotte le molle? Sì, va bene, le molle. Buonanotte.
C'è nessuno i pizzu calabro. E i serranicodere? Briate con Teresa. Scalo paese. Scalo. Troppo lontano. Oi, è pulita sta, zitto. Non so offesa. Oh, Madonna. Stronzi. Scanna, scanna. Che vu? Scusa, ho sbagliato. Scanna, scanna. Oh. Ti dispiace se mi sistemo qua sopra? No, basta che non ti pisci sotto. No, no, è già un anno che non la faccio più a letto. Oh. Te è più sicura quella sopra o quella sotto? Eh? Ma li senti? Sì, li sento. E tu ci credi a tutte quelle storie che il nonnismo è morto e non possono fare più niente? Io non ci credo mica. Sapessi quello che gli hanno fatto passare a mio cugino. Ha fatto la naia proprio qui. Lo chiamavano Forte Abbas. Chi? Tuo cugino? Ma no, dai, il posto qui, la caserma. Quando? 77. E beh, sono pure passati 10 anni, oh. E adesso non possono mica più fare niente. E poi l'hai letta la circolare del ministero? Poi, abba pulita sta, zitto. Allora ci credi che non possono fare più niente? E certo che ci credo. E perché cantano? Per mettete paura. Boia, ci stanno riuscendo, beh. E se invece vengono lo stesso? Senti. Non cantano neanche più. E se invece hanno smesso perché stanno venendo? Ah, ma caccia fa una carta bufata per dormire. Allora, secondo te non vengono? Come ti chiami? Maras Calvis. Amara, fammi dormire e dormi pure te. No, no. No. Io non dormo. Io ormai faccio la guardia. Ma sei russato tutta la notte. Sì. Aspetta. Il cubo è un'arte. A che ora ti sei svegliato? Io? Alle 5. Perché? Non riuscivi a dormire? No, è che ancora mi devo abituare. Io da civile faccio un furnaio. Mi scete qua. Allora qui ti riposi. Azzo! Una vacanza. Capito? Ciao. Wunderbar! Ah, oh, vedi che c'è? Wunderbar, meravigliosi, guarda che belli! Ma questi in Germania ce ne sognavamo! Belli! Belli, 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 belli! So, oh, belli! Oh, ma non c'è acqua! Non c'è acqua? Come non c'è acqua? Oh, ma non c'è acqua! Mango, paese mio! Eccola, eccola, speriamo che cada! Aspetta, aspetta! Cazzo! Ma chi cazzo vi ha detto di entrare qua dentro? Non lo sapete che non c'è acqua nei rubinetti? Tutti giù in cortile, forza, forza, forza! Ma tu cosa guardi con quegli occhioni? Cosa guardi a fare? Eh? Questa non è una squadra, è un righello. Si è messo il turbante, sto frocio.
Dai che avete un minuto a testa. Dai, ripete le gavette. Vai, Rambo. Chissà qual è quella dell'acqua calda. Te la do io l'acqua calda, faccia da vitello. È latta, Tra 7 minuti vi voglio tutti sotto il pennone dell'alza bandiera. Tutti inquadrati, chiaro? Ma non si può fare in da casa. Vai, Darza. Compagnia, attiri! Vi fate inquadrare, tenete fine. Gianni Trapani. Pizzuto. Frasca. Romani. Stia punito. Con l'acqua fredda non ci riesco, mi si irrita la pelle. Doveva farsi fare il permessino, 3 giorni. Sciaffa. Il grillo. Scanna. Claudio. Riddu. Avena. Quadrelli. Una volta per tutte, in questo battaglione il riposo si fa così. Gamba sinistra allineata a quella destra, moderatamente divaricate, d'accordo? Qui ci teniamo molto. Chi se lo dimentica si becca subito 2 giorni di consegna. Squadra! Noi passeremo insieme circa 11 mesi, quasi un anno. 11 mesi possono essere tanti, possono essere pochi. Dipenderà soltanto da voi. Dal regolamento di disciplina militare, articolo 7. L'obbedienza al superiore deve essere pronta, rispettosa, leale. Se sarete pronti, rispettosi, leali, andremo d'accordo. Altrimenti, questa è la compagnia seconda bis. A qualcuno potrà far sorridere questo bis, ma io gli dimostrerò che ha torto. Farò in modo che fra una settimana ognuno di voi sia orgoglioso di appartenere alla compagnia seconda bis. Perché con me non sarete soltanto puliti, ordinati, inquadrati, efficienti! No, signore! Questo non basta! Voi vi distinguerete! Voi sarete assolutamente, splendidamente, incredibilmente massicci e incazzati! Compagnia Seconda Bis! Attili! Rezzo! Attili! Buonasera. Beh? Non mi si vede la faccia. Meglio no, vai, vai. Ah, che bel posticino. Libero? Sappa, sappa, sappa. Bro! Buona è sta polpetta! Complimenti allo chef! Azione, spinta! Oddio, non si mangia male, ingrati bucaioli! Metti lì, spinta! Grazie, spinta! Vai, 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 vai! Arcuti! Ti trovo bene! Niente baffa oggi, eh! Marini, marini? Mangia in bianco, anzi, vai in bianco! Che cazzo! Puttana! Gioco la vita! Vieni,
Levati questo e poi ti senti meglio, eh? Dai, dai, che ti fai grande, su, bella. Vai, avanti. Quello no! Perché? Riservato. Come sarebbe riservato? Sarebbe riservato. Chiaro? Neanche quello. Mi sta riettere un orda, ma metta una famma. Così, quell'espressione un po' così, e tu volevi ritornare a Genova. Are you lonesome tonight? Travolution tonight. Tu gagna e chiagna. Interrompiamo i programmi per annunciare che a causa dell'aggravarsi della situazione internazionale tutti i soldati resteranno consegnati in caserma. Soprattutto quelli massicci e incazzati della seconda compagnia bis. Oh, lo sai che sei bravo? C'ero cascato, sembrava proprio una radio. Davvero? Mappelo, ti aspetto fuori, eh. Va bene, ciao. Aspetta che mi vesti e ti raggiungo. Speriamo che non li brogio. Oh, che fai? Non gli esci? Non gli esci! Tu, oggi, non uscire! Io sardo, non tedesco. Ma vaffanculo. Un attimo, finito. Fai. Ti dispiace se ti faccio una domanda? No. Quanti anni c'hai? 29. E che ce fai qua? Te lo chiedo anch'io. L'università... Ho rinviato, però... E ti sei laureato? Sì, in medicina. Cazzo, allora sei dottore. Mi raccomando. Non ti preoccupare. Domani mattina, fatta la barba. Questa, dai, prova questa. Questa ci prende, dai. Slavi merda, tutta maricina! Mi hanno detto che in paese c'è un posto proprio da sballo. Da sballo? No, sarà da ballo. Meglio se si balla, no? Io ballo. Ma com'è che si chiama? Birra alla spina. E allora è posto nostro, che ho spine nuove. Cioè. E dice che è pieno di sfitinze. Sfitinze? Ma ti fanno sloccionare. Qua, massiccio. Dai ragazzi che piove! Dai, porta! Ma come si chiama questo posto? Cave di Pedrillo! A Cave di Pedrillo! Piove e fa scintillo! Visto! È arrivato buio come una mattonata! Ecco ora, birraspi! Dimmelo da Cave di Pedrillo! A noi! Tarasca! Com'è che ti aveva detto quello? Che era pieno di sfitinzie? Arpote! Chissà, magari vengono quando è spiovuto. Quelle sono le lumache. Arpote!
volta che sento questo disco devo ballare, non mi c'ho tempo. Bravo, bravo. Hai fatto bagarie, bravo, bravo. Questo io per te da un whisky. Te lo volevi doppio, bastava che lo dicevi. Ah sì? Dammi una bottiglia. 30.000. Ladro! Hai capito? Ladro! Tanto in questo posto ci si mette più piede. L'è finita, madonna no! È finita! Cosa prendete? Vi hanno detto che era pieno di belle ragazze, eh? Invece ci sono soltanto io. E non ci provate perché io non ci sto. Siete del terzo, vero? Sì. Beh, cosa prendete? Birra, sì. Birra, 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 birra. E tu? No. Birra. Lei è la donna della mia vita, lo sento. Oddio di Dio, arrivano i nonni, arrivano. E beh, sta calmo. Hai da fumare? Sì, tieni, fuma e sta calmo. Guarda, wow, mi rischiatta amore. Scusa? Block! Sbaglio! T'ho detto azione? T'ho detto azione? Spina! Ma non si bruciava il dito. Lo so, ma i block, gli hai block, va rispettato i block. Se non noi, che cosa cazzo ci stiamo a fare? E dai, falla finita, su. Oh! Guarda! Guarda! Marini! Guarda lì chi c'è! Ah, è quello che manca di rispetto. Cosa cazzo ridi? E chi ride? Segnalo un po' sul libro nero. Andiamo, ragazzi. Perché non c'è... Bruto! Stronzà, eh? Scommetto tu sta pensando che sono solo stronzà. Indovinato. Come hai fatto? Ha visto? Ho letto nel pensiero. Noi nonni e si legge tutti nel pensiero. Bravi, complimenti. Vediamo se riesci a leggere anche questo. Pronto? Facci te e quella troia della tua mamma. Ammazza, lo sai che sei proprio un capo. Hai indovinato un'altra volta. Marchi male, Romano. Marchi molto male. Non mi toccare. Sta preoccupato, Romano. Vaffanculo, Toscano. E piantatela! Cristo! Anche tu, Buzzi, hai quasi finito. Lo smetti di rompere i coglioni? Qui noi ci siamo una cambiale. Qui qualcuno la deve scontare. Lo sai dove te la puoi ficcare quella cambiale? Tu mi dai un'idea. Neui, sta in campana, Romano. Che è una cambiala grossa e dura. Ragazzi, se volete far casino, andate da un'altra parte, va bene? Stai bagnato, spina. Alla tua, prof. Oui. Ma siamo sicuri che siamo in libera uscita? Andiamo via? No, mi sono ricordato una cosa, scusa. Ciao. Mo torno. Oh, ma dove si trova sto cave di Predille?
Da quella parte c'è la Jugoslavia. Comodo, comodo. Non c'è bisogno quando è in borghese. Laggiù c'è il confine. Nord, sud, ovest, est. La caserma è rivolta a est, verso il confine. È stata costruita nel 50. Allora tutti pensavano che ci fosse il suo motivo. Io mi domando se ci sia sempre quel motivo. Fuma. Grazie. Come si trova qui, Scanna? Anzi, Scanna Claudio. Ha notato come ricordi i nomi di tutti? Sì. È solo prontezza mnemonica. Comunque, guardi, il suo nome l'avrei rammentato lo stesso. Ho letto la sua scheda personale. Lei sa a cosa mi riferisco. 6 mesi con la condizionale. Violenza grave e percosse. Mi dispiace. Sulle schede c'è scritto tutto. Com'è successo? Non c'è scritto sulla scheda. Non pensi che voglia intromettermi nella sua vita privata? C'entrava una donna? Sì, c'entrava una donna. La sua fidanzata? No. Capisco, preferisce non parlarne. Comunque lei adesso è un soldato e qui episodi del genere, quale ne sia il motivo ispiratore, non devono e non possono verificarsi. Intesi? Certo. Può andare. Buonanotte. Scanna? Quell'orecchino. Meglio di no, eh? Non si preoccupi. Prima di rientrare lo tolgo. Bravo, bravo. La settimana prossima. Sì, grazie. Ciao. Ciao, Anna. Dax. Non ti avevo visto. Notizia, notizia, notizia. Chi era quello seduto dietro? Ah, il cognato di Mariangela. Mi hanno dato un passaggio. Ho una bellissima notizia da darti. Lo sai che non mi va che chiedi favori alla gente. Ma figurati, Mariangela. Ma insomma, la vuoi sapere o no questa notizia, eh? Sentiamo. Abbiamo trovato casa Udine. È veramente Mariangela che l'ha trovato. Comunque l'importante è che abbiamo trovato casa Udine. Sei contento? Ah. Così appena arriva il tuo trasferimento sappiamo già dove andare. Bel colpo, no? Sì, sì. Ma che c'è? Niente, niente. Ah, ho capito. Perché ridi? Niente, che mi fai così ridere quando fai geloso. Non sono geloso, non dire stupidaggini. Scusa, mi scherzavo. Sono volgarità. Hai gli ordini, signor capitano. Madonna mia, non vedo l'ora di chiamarti capitano. Chissà se per la festa di Mariangela sarei già stato promosso. La festa di Mariangela? Sì, il primo del mese prossimo. Dai, non possiamo mancare, è sempre stata così gentile con noi. Ti prego, non mi dire di no. Il primo non posso. E perché? È la notte del congedo. Ma potresti chiedere il permesso al colonnello. Per una volta, non credo. Non posso, lo sai. Mi dispiace, amore. Ma questa volta io ci devo proprio andare. Ci viene anche il cognato di Mariangela? Pensi la piccia sarà di va? Ah, ma... Ehi! E la piccia sa con ne radio.
Lei, Mona, accendi quella radio. Ah, fanculo, preso lì. Pura musica è vecchia in da sta radio. Buongiorno a tutti, vi vedo vispi, pieni di vera vita. Ci stanchiamo troppo, mi raccomando. Ah, nuovi arrivi oggi all'aula RMZ. Si sentiva infatti un certo puzzo di merda. Sì, voi non lo sentite il puzzo di merda? Forse c'è qualcuno se la sta facendo sotto. Marini! Oh. Lo senti il puzzo di merda? Sai che non ci avevo fatto caso, c'è una gran puzza e merda. Arcuti, te? Io? C'è, lo senti? Te. E te? Romano, non mi dica un tu lo senti. Come? Da quando sei entrato tu? Stai in campana, Romano. Fra qualche giorno mi congedo. E allora, Toscano, tra qualche giorno questa puzza di merda non la sentiremo più. Eh? Pezzillo, spegni sta radio. Buongiorno, maresciallo. Buzzi, che stai facendo qua? Niente, si argomentava. Lo sai che qua non ci puoi stare? Come te lo devo dire? E chi ha fatto nulla? Hanno visto tutti. E allora va a te. Lo segui, maresciallo, mi saluti la signora. Ci vediamo, Buzzi. Contaci, Scanna. T'aspetto. Sì, spera. Buzzi, sì, va a te. E voi? Soldato Scanna Claudio, comandi. Soldato Capiduangelo, comandi. Non voglio rogne qua dentro. Capito? Pronti? Rapidi, rapidi! Quindici e otto. Bisogna fare 14, capito? 14! Avanti, i prossimi. 3, 2, 1, al tempo! 3, 2, 1. Quattordici. Diciassette. Diciotto. Del Grillo, 30 secondi è il tempo massimo. Ce la farà? 20, 21. Bisogna toccare la sbarra. Che dite? Ce la farà del Grillo? 23, 24, 25. Ventò. E vai del Grillo, massiccio. Oh, piano, piano, piano. Scanna. Comandi. Mi è stato riferito che ho avuto qualche screzio con uno dei congedanti. Come le ho già detto, non voglio guai. Perciò mi raccomando, non provochi. Se c'è qualcosa, venga da me. Intesi? Signor, sì. Può andare. No, no, seduti, seduti. Comodi. Scusate, Prebacco. Ah, non è un obbligo, ma sapete quanto ci tenga. Vorrei che restaste in caserma anche per questo congedo. Sì, signor colonnello. Cazzetti d'angelo, signor colonnello. Grazie. Secondo compagnia bis, riso! Attri! Appende le righe! Tre ore sull'attenti. Ma che bordì? Chissà, forse è così che si diventa massicci. Incazzati. Secondo! Fatti! Danzo! Fatti!
Io, capostecca di secondo scaglione, nomino te mio successore. In piedi. La stecca. La stecca. La stecca. La stecca. La stecca. A te, capostecca del terzo, consegno la stecca che fu del secondo. Che la passerà al primo, che la darà al secondo, che la passerà al terzo. Carcere! Finita! Camerata! Finita! Caserma! Finita! 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 Oh, stanotte si congedano i nonni. Beati loro. Sì, speriamo che non vengano e ci sfrugolino altri. Dai, non possono. C'è Fili stanotte. Oh, chissà, la prima volta che sogno contento che chi lo fetente sta a casa. Oh, oh. Pronto? Amore, sei tu? Certo che sono io, anche voi che sia. Come va? Come stai? Stai bene? Bene, bene. Tutto bene, sì. Mi manchi, sai. Peccato che tu non sei qui. Perché hai chiamato? Volevo sapere come stavi, se potevi venire. Vi divertite? Sì, ci divertiamo molto. Ma lì da te come va? È tranquillo? Sì, è tutto tranquillo. E allora perché non vieni? Sì, perché sì. Non ci raggiungi? Sarebbe bello. No. Ma dai, cosa vuoi che succeda per una volta? No, non posso. Ma dai. Non posso venire. Vabbè, come vuoi allora. Ti voglio bene. Sì, sì, certo, anch'io. Ciao tesoro. Dai Anna, vieni. Ciao. No, no, signor tenente, non dormo mica. Uè, cosa fa il tenente Fili? Se ne va? Boh. Thank you.
ragazzi, ma che volete fare? Fatti i cazzi tu! Romano! Dove sei? Romano al telefono! Che si levano in due a cercarti, Romano! Romano! Dove si è ammucciato? Sto qua. Ah, ma allora c'è il nostro Romano. Lo vedi, bravo. Ma guarda, ma tu sai per dire a torso nudo. Lo sai, t'ha un bel figurino. Oh, che tu fa? L'aerobica, Romano? Tu mi pigli la mica freddo? Te l'ho già detto, non mi toccare. Ma chi ti tocca? A te chi ti tocca? Non mi toccare perché non mi va di litigare. Avete sentito? Hai Romano? Non gli va di litigare! E a chi va di litigare? Eh? A me mi va di litigare? No. Perché si deve litigare? Dimmelo a te. Marina, a te ti va di litigare? No. No. Forse Arcuti. Arcuti, non ti va mica di litigare a te. No. Visto? A nessuno li va di litigare. Meglio così. Difatti. Chiappare un po'. Bolzoni, prendilo di dietro! Ma che fai? Dai, zitto te, testina di cazzo! Ma dai, ragazzi, porco schifo, cercate di... Punto! Che cazzo ti credi d'essere, stronzo? Non sei nessuno, hai capito? Non sei nessuno. Io vado a chiamare la il picchetto. La passo tu non io, vai a chiamare proprio nessuno. È questione personale! È chiaro per tutti? Questa è questione personale, è chiaro per tutti? E infatti sei venuto da solo, merda! Che cazzo dici, stronzo? Spina, apri l'armadio! Apri l'armadio, spina di merda! Schiaffalo dentro! Schiaffalo dentro! Forza! Dentro! Mettilo dentro! Lo sapete tutti, sì? Cos'è questo? Sì? Beh, questo è un jukebox! Dai, basta! Qui, muto! Questa è questione personale. Chiaro? Vale anche per te! Questa vale per tutti! Nonni, babbi, zii, nipoti, sorelle e cugine, chiaro? Ok, passiamo alla spiegazione del funzionamento della macchinetta. Si prendono 100 ricche lire. Attenzione! Le si infilano nell'apposita fessuretta. Dopodiché si sceglie il motivo. Vogliamo ascoltare acqua azzurra, acqua chiara? E ascoltiamo. Allora, la vogliamo ascoltare questa acqua azzurra? Tararadatta? Acqua chiara? Tararadatta? Vai piano che è battuta fuori. Seguimi. Vedrai se suona, vedrai se suona. Ecco, bravo, così piano perché sono meccanismi delicati, se no si inceppa. Benissimo, si pigliano allora altre 100 ricche lire. Osservate, le si infilano nell'apposita fessuretta. Acqua azzurra, acqua chiara. Cazzo, ragazzi, oggi è proprio rotto, questo jukebox. Non va. Non tutti i giorni si può cantare, giusto? Cazzo, c'ha proprio le palle sto Romano, È quasi palloso. Apri un po' l'armadietto. E facciamogli un bel applauso a questo Romano. Passami su, passami su. Scende la pioggia su di te! Scende la pioggia su di te! Quando tu vai, mischero, lancia l'acqua in bagno! Borghesi! Borghesi! Borghesi, borghesi, borghesi! Canna, tu sei della seconda compagnia Bis, cosa ci fai qua? Pucci, alzati, dai! Sì, alzati. Bravi, bravi.
Vi siete proprio messi in un bel casino. Ed è per questa ragione che chiedo 30 giorni di rigore per il soldato Buzzi e 60 per il soldato Scanna. Il soldato Scanna, infatti, è colpevole due volte. Uno, per essersi fatto giustizia arbitrariamente da solo. Due, per non aver denunciato l'aggressione subita. Lei doveva denunciare l'accaduto. Aveva il dovere di rivolgersi al suo ufficiale superiore. Perché non l'ha fatto? Eh? Sono quelli come lei, che con la loro omertà, che con il loro modo di comportarsi, disonorano... Aspetti un attimo, tenente. Mi è sembrato che il soldato Scanna stesse per dire qualche cosa. Che c'è, Scanna? Parli? Non ho niente da dire. Ma lei non deve temere. Ha tutto il diritto di difendersi. Se ha qualcosa da dire, non abbia paura, la dica. Parli, Scanna. Gliel'ordino. Io ci sono andato a denunciare l'aggressione. Ma l'ufficiale non c'era. Allora, Fili, spero abbia dei buoni motivi per non essere stato al suo posto la notte scorsa. Me li dica. Motivi personali. Lei aspettava una promozione. Avrebbe dovuto essere trasferito a Udine, al comando Interforze. Non è così? Signor, sì. Quello che è successo andrà sulle sue note caratteristiche. Le assicuro che non lo giocherà. Io non voglio punirla, ma devo trarre le mie conclusioni. Sono una persona schietta, Fili, e perciò glielo dico apertamente. Non credo che lei sia adatta a quell'incarico. Vada pure. Stai composto. Stai composto. Gli esseri invece che esistono veramente e che ci creano un sacco di problemi dall'assolato sud del nord. Ecco qua la polenta. Del nord sono i Dwarves. Questi sì che esistono. Proviamolo. Va bene così? Creano delle situazioni spiacevoli e causano moltissimi danni. E non soltanto agli animali della foresta con cui noi viviamo in grande armonia, ma creano guai persino all'uomo. Amore. Sì. Sai, oggi ho incontrato Mariangela e dice che l'appartamento a Udine è sicuro. È di un amico di suo suocero e ce l'affitterebbe quasi a equo canone, però senza contratto. Ma è una persona tanto per bene, molto sicura. C'è un salotto, due camere da letto, la cucina e il bagno e una bellissima terrazza. 10 metri quadrati. Così d'estate, se vogliamo, possiamo metterci un bel tavolo. E se dobbiamo invitare qualcuno, non so, un amico o qualche ufficiale americano... Ah, e poi è comodissima, perché si trova a metà strada tra la scuola di Gino e il tuo comando di battaglione. È perfetta, amore. Ah, sai dov'è? Dove c'è quel supermercato nuovo? Quello che hanno aperto una settimana fa. Anna. Sì? Noi a Udine non ci andiamo più. Niente Udine, niente promozione, niente trasferimento, niente casa nuova. Stiamo qui, contenta? Tutta colpa tua e di quella tua maledettissima festa. Forza, portate qui subito la mola! Oh, che porcheria! Che odorino! Oh,
degli spiriti del fuoco e le fate. Molte di queste creature sono frutto di leggende. Gli esseri invece che esistono veramente e che ci creano un sacco di problemi. Dallo piace, sud è buona. Più sì. Le regioni del nord sono i trolls. Questi sì che esistono. Proviamolo! Questi disturbatori dell'ambiente creano delle situazioni spiacevoli e causano moltissimi danni. Ce l'hai con me. Non soltanto agli animali della foresta con cui noi viviamo in grande armonia, ma creano guai persino all'uomo. Venticinque, ventisei, ventisette, pomba, pomba! 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Dottor, che c'è? Scusa, dottor. Su un paio di giorni, ca. In pratica sento dei dolori proprio sotto pazzo. Che sarà? Sei andato di corpo? E che? Vai a cagare. Da tu? Prendi queste e vai a cagare. Mara, io piglio sta donna. Ma non si può mica fare. Però la piglio questa donna. Sei matto, infante? Io una donna da pigliare, Mara. Non ci sono donne. Non ci sono donne. Non ci sono donne. Non ci sono donne. Non voglio. Però se ci fosse qualche donna, non è che sarebbe male. Ma dai, giochiamo, non ci pensare. Io una donna oggi la picchiare. Picchio donna e faccio scopo. Oh, e scopo. E oh, scopo. Allora ci giochi da solo. E gioco da solo, basta che scopo. Ma dai. E la sista posto un panino. Poi che si può fare co? Può essere che io so. Però. Sono occupata terna questa. Sta proprio situata che cazzo. Inutile che mi guardi, io non sono stato. La radio pure spenta. Vai su, mi si pura via. Dice 8. Udine. Le dice niente questo nome?
Io dovevo andare a Udine, al comando NATO. Per colpa sua non ci vado più. L'avevo avvertita Scanna di non provocare. Ma lei non mi ha dato retta. D'altronde, come potevo pensare che un tipo come lei sarebbe cambiato? Lei è e resterà sempre un teppistello di periferia. Se la giustizia civile è stata clemente, io non lo sarò. Quelli come lei vanno trattati in una maniera sola. Io la spezzerò, Scanna. Lei non spezzerà nessuno. Se ne accorgerà. Vedremo. Vedremo, lo dico io. Singolo! Riso! Attri! Dietro! Avanti! Marsch! Capisci? Per una sciocchezza, una fesseria, sei andato a giocare alla promozione per andare a controllare la moglie. Bel colpo, Gallo. Ma chissà quanto tempo dovrà aspettare. Brutta cosa la gelosia. Capisci? Un amico mio. Buongiorno, tenente. La trovo bene, in gran forma. A casa tutti bene? Il bambino, la signora. Bella giornata, eh? Non fa nemmeno tanto freddo. No, dicevo... Ma voi di che state parlando? Esce. Quanto gli mancava? Mi hanno condonato gli ultimi 10 giorni. Faccia vedere. Tesserino. Capelli. Sì, sì. Ma Scanna, lei non può uscire. Perché? Non è lei che ha fischiato prima? Dove pensa di stare? Al mercato del pesce? Non lo sa che è proibito? Non lo conosce il regolamento? Stia punito, 3 giorni, via. Vada, vada. Ha fottuto. No, no, io rientro. No, lascia perdere. Con tutti i guai che ha, ci manchi solo te. Ragazzi, però è quello a fischiare. Se vogliamo guardare il regolamento. Ma che minchia vai dicendo? Regolamento. Andiamo a Udine, va, che là forse ci sta un po' di roba. Andiamo, va. E le mule ci stanno? Quelle stanno a Trieste. Allora ci stanno l'asine? Sì, e pure le vacche. E la strada che facciamo? Sembra un posto di frontiera. Dietro gli lui ha bisogno di noi. Noi gli dobbiamo stare vicino, lo sento. Ha bisogno di qualcuno che gli dà una mano. Moralmente, dico. Oh, se quello ha deciso di metterlo sotto, ma sono cavoli suoi. Signorina, scusi, Una sabbia, prego. Sì? No, lui non prende niente. Va bene così. Certo che gli altri che hanno preferito andare a Udine non hanno mica dimostrato una grande sensibilità. Ma tu come la trovi la birraia? Chi? La birraia, come la trovi? Insomma. Con voi? E può essere senza fome? Ma dai, è un modo di dire. Ma perché vede, c'è un qualcosa in lei che mi incuriosisce. Molto. Ah, ho capito. Per questo sei venuto a restare qui.
Sonza ti piace la piraia! Non esageriamo, eh? Vedi che io c'è palato film. E poi in Germania ho conosciuto femmine. Femmine di benaccia stazza. Stazza? Ma cos'è? Non porta Eve? Marasca. Non ti è andata mica bene, eh? La tua porta aerea c'ha il suo ammiraglio. E che me ne imbotta. Cosa dici? Dai! Oh, ma bravo, ricchiati! Dai, da bravo, infilami! Sto posto! Sono da dire innamorato, tradito! E lasciato! Dai, ragazzi! Forse! Dai! Andiamo! State zitti! Dai, caporale! Che succede? Sei innamorato della birraia! Di là, di là! Dove cazzo andate? Sì, sergente! Giù di là, la birraia! Basta, basta, basta! Altri due! Avanti! Dai! Muoversi! Sta su! Yeah. Di corsa! Munizione! Munizione! Al tempo! Elmetto! Fucile! Correte nelle bicirazioni di guerra! Cattellino rosso! Fucile! Correte nelle bicirazioni di guerra! Munizioni! 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 Vieni qua! Elmetto! Altri due! Elmetto! Dai, su! Di corsa! Muoversi! Fucile delle bicirazioni di guerra. Fucile. Una birra? Ma che dici? Scanna, voglio una birra. Glielo dici tu. Va bene, una birra. No, sti cattellini. Un culo. Li raccolga. Chi le ha detto di raccoglierli lei? Li rimetta dove erano. Ma, tenente... Li deve raccogliere il soldato Sciaffa. Il soldato Sciaffa si sente poco bene. Li rimetta dove erano! Che è Zora? No, Suki. E com'è? Nel mare abbiamo le profondità. Come freddo di negli scialli. Aspetto cosa non si sa. Gente di mare. Cabiddu. Che fai? Giochi da solo? Com'è che non esci? Oh, ma non parli mai. Che cosa devo dire? E che ne so, quello che ti passa per la testa, quello che penso. Perché? Come perché? Perché così, per sapere. Tu lo vuoi sapere? No, però... E allora? Lo sai che c'è? Che voi sardi siete proprio simpatici. Fate morire da ride. Ah, ah, ah. No.
Annina? Sì? Annina, al telefono. Chi è? Vuoi che sia. Guarda, non te lo dico più, Niente telefonate sul lavoro, capito? Che te ne frega come? Le sto per lui. Pronto? Le sto per lui, te ne so per lui. Pronto? Sì, faccio minuti, va bu. Oh! Oh, ci vuoi? Non serve, piano. E ci sei su. Oh! Oh, va bu. Oh, ciao. Ma chi era? No, niente, è uno che stritta. Allora ci vediamo domenica. No, questa. Quell'altra. Vabbè, sì. No, non ti preoccupare. Ti giuro che non mi faccio punire. Sì. Verso l'una alle due, dipende da quanta nebbia c'è. Ma quale? Come quale piazza? Qua quella c'è sta. Cioè ce n'è una, tutto il paese è una piazza. Vabbè, ciao. Annina, ne porti un pezzetto? No, dai. Va bene, va. Dai, te ne porto un po'. Ok. Senti, Claudio, fammi un favore, va meglio che non chiami più qua. Sì. Sì. Anch'io. Ciao. Ciao. Allora, domenica arriva Nina, Sì. E non sei contento? E sono contento, sì. Vedi un po'. Beato te. Beato me. Buongiorno, Scanna. Ha finito? Signor, sì. Ha pulito bene? Signor, sì. Sicuro? Signor, sì. Sembra che qualcosa laggiù, lo vede? Signor, no. Eppure io lo vedo. Non mi sembra. Come una pedata. Marasca, vada un po' a vedere. Allora Scanna, adesso lo vede? Signor, sì, aveva proprio ragione, signor tenente. Non capisco come ho fatto a non accorgermene prima. Rifaccia tutto, da capo a fondo. Subito, signor tenente. Non faccia commenti. Signor, no. Non risponda! Piantone? Comandi. Torni a posto. Avanti, Scanna. Olio di gomito. Bravo,
proprio oggi. Chiuso. Chi sta sicuramente è casta. Forse tu sei Annina. Sì, perché? Ostia, ma lo sai che sei spiccicata come ti avevo immaginata. Magari un po' più magretta. Comunque complimenti lo stesso. Ma tu chi sei? Ah, scusa, dimenticavo. Io sono Marasca Alvisa, amico di Scanna Claudio. Ah. E lui mi ha detto di dirti che oggi purtroppo... Mi è successo qualcosa? No, no. È stato messo di servizio. Ah. E che vuol dire? Che vuol dire... E non può uscire. Ma come oggi? Ma aveva detto di venire qua. Lo so. Ha detto però se gli fai visita a parenti. Sciaffa Salvatore. Piacere. Vuoi? C'hai lights? Sì. E Fili mi ha mandato qui per attaccartelo. Scusa. Guarda che ce l'ha davvero, eh? Toh, guarda chi c'è. Ciao, Romano. So bene non salutarti. Per me è finita, anche se mia sono diventati 400 all'alba. Quelle teste di cazzo me l'hanno fatta pagare. Però anche a te. Sta in campana, perché quello è più cattivo di me. Ah, quest'altra volta quando tu picchi qualcuno non ce la metti a tutta quella fuga, se no chi le piglia magari ci resta male. Vaffanculo. Hai capito il coraggio? Perché non mi avete detto niente? Perché sapevamo come l'avresti preso. Quando si è fatto vedere? 10 giorni fa. Ma tua madre l'ha cacciato via. Annina, ti giuro che stavolta se la tocca anche con un dito io l'ammazzo. Sì, ci manca soltanto questa. E poi tu non ammazzi proprio nessuno perché se n'è andato non sta neanche più a Roma. Che ne sai te? Lo so e basta. Non ce credo. Oh, ma che mi sono fatto 800 chilometri per venire qui a litigare con te? E tu allora? Mi hai promesso che non ti saresti fatto più punire. Non sto punito, sono di servizio. Vabbè, è la stessa cosa, tanto non puoi uscire, no? No. Ecco, e allora io qui che ci sto a fare? Eh? Tanto male che me ne torno a Roma. Ma come no, se non ci possiamo neanche vedere. Tu aspettami stasera. Ma che dici, se non puoi uscire? Aspettami stasera. Ascanna, non fa stronzate. Notali, dalla finestra. Torremessa. Grazie. Riscavalca, sarta sul CP.
Meno male che non lo doveva sapere nessuno, eh. Tieni alta la bandiera. Sì, buonanotte. Torna presto e stai attento. Onestamente, io non lo facesse. Fele, quanto rompe, Fele. Tu sei stronzo, Fele. Fele, vaffanculo, Fele. Wow! Solo di fili. Sì, a piangere. Sono rimasta 2 giorni nello stanzino buio. Non mica gli ho chiesto scusa. Quanti anni c'avevi? 8 e mezzo. Capocciona, eh? Senti chi parla, con quella testa pelata che t'hanno fatto. Ridi? Sai che mi fai ridere? Ti faccio ridere, eh? Sì. Vieni qua, faccio sentire la cosa. Ancora? Ancora? Forse è meglio che te ne vai. Sì. Ma che fai? Voglio verificare una cosa. A quest'ora? Assolutamente. Ma che ora è? È tardi, porcaccia zozza. Accidenti, te l'avevo detto. Dai, dai, sbrigati, che forse ce la facciamo lo stesso, dai. Quando siamo là, fermati davanti alla porta Carraia. Perché? Perché? Perché c'è sta il dottore de guardia. Sì. Ma qual è la porta Carraia? È la porta principale, l'ingresso, come lo chiami, Anni? Dai. Muovete, dai, cammina. Oh! Oh, cammina. Tiè. Se rimette pure a piove adesso. Sta sempre a piove, sto cazzo de paese. Dai, dai. Corri, sta attento! Vai! Ma tu apri che ho fatto tardi, dai. Scanna. Dai, apri. Non posso. Come non posso? Apri sto cancello. E se mi vede l'ufficiale di picchietto? Ma che me frega dell'ufficiale di picchietto? Vuoi aprire sto cazzo di cancello o no? Ma vaffanculo, dottore.
Lei è molto furbo, vero Scan? Questa bravata le costerà cara. Si è giocato la licenza di Natale. Non t'ha messo neanche a Capodanno. E nemmeno la Befana. Oh, oh, non lo può mica fare, lascia vero? Marasca. Marasca. Lo sai che non va a casa neanche Cabiddu? Lo so, era di piantone. Meschino. Cabiddu, ce li facciamo gli auguri? E facciamoceli. Buon Natale, Cabiddu. Buon Natale a un cazzo. E allora? Sono in licenza. In licenza? Sì. E non vai a casa? No. Come mai? Luisa! Papà? Sì. Com'è? Buono? Luisa! Ti piace la neve, Cabiddu? Sì. Bella, eh? Vabbè che te in Sardegna, quando l'hai vista mai? Nell'85. Ah. Meno 10, 9, 8, 7, tutti insieme! 5, 4, 3, 2, 1! Altiora Semper! Auguri! Auguri, auguri a tutti! Yeah!
Arriva mio cugino con l'orticello di casa sua. Si sente? Buono, eh? I mortacci, tu e di tuo cugino. Mo' e niente, vedrai quando te sale. Valeria, perché non balli? Ma papà, con questa musica? No. Ma sei noiosetta, eh? Signor colonnello? Ah, Fili, dica. È sporco di rossetto. È sporco di rossetto. Come? Dall'altra. Voleva dirvi qualche cosa? Assolutamente. Semplicemente congratularmi per la riuscita della festa. Je t'aime, je t'aime. Anch'io, Loco. Permette? Veramente aspettavo. Ah, ah, non si fa aspettare una bella signora come lei? Je t'aime, je t'aime. Anch'io, anch'io un poco. Ehi, stia con questo. Non so se faccio bene, ma un comportamento corretto nei suoi riguardi e soprattutto nei riguardi di suo marito me lo impone. Il guaio è che non so da dove cominciare. Coraggio, non la mangio mica. E a proposito di quel posto al comando interforze di Udine? Sì. Ecco, lo immaginavo, era meglio se non le dicevo niente. No, no, la prego, mi dica. Ho avuto io quell'incarico. Mi dispiace. Fili. No, non è per lei. Madonna, come sei alta. Ragazzi, guardate che sorpresa. C'è anche il sergente Gallo. Ma tu sei del Grillo? Certo. Ma come cazzo ti sei conciato? Balla. Ma per piacere, del Grillo, non facciamo. Gente. Ma neanche per sogno. Faccio sempre così il duro. Ma per piacere, dai. Su. Dai, forza, forza, forza. Del Grillo. Si lascia andare. Stiamo scherzando. Se gente si sblocchi, ma no? Insomma, ma non se ne parla neanche. Guida lei. Guido io. Su, su, su. Bravo. Ferma, 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 ferma sta musica. Faccio vedere io un bel pezzettino. James Brown, ok? E va tutti! Chi lo fa, chi lo lì? 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 Chi lo fa, chi lo lì?
Piero. Mettete a posto qua dentro, dai! Forza, forza, forza! Buon anno. Buon anno, tesoro. Buon anno. Il colonnello mi ha detto che per il momento ha bisogno di me. Però ha detto... Non parlare, non dire niente adesso. Ha detto che fra 3-4 mesi al massimo dovrei avere la promozione e il trasferimento. Ma che fai? Potrebbe venire qualcuno. E allora? Sono tua moglie, no? Posso avere voglia di te. Voglia di mio marito. Vieni. Vieni. Cosa vuoi fare? Vieni, vieni, vieni qua. Anna, a dove vai? Mettiamoci qua. Qui, qui. Cosa vuoi? Vieni, dai. Guarda. Anna, ma che fai? Vieni qua. Fammelo sentire. Ma che sei ubriaca? Un po'. E allora? Che c'è? Ti sei eccitata ballando col tenente De Lorenzo? Eh? Dove vai? Basta! Anna! Basta, ho chiuso! Anna! Ecco, bravo, stai là. Non fare brutte figure. Buonanotte, signor tenente. Buonanotte. 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 Vedo gli amici ballare. Io, tu! Ciazzoli, forza! Stia pulendo! Quanto si dicono le cose! Ciao, Alessio! Ciao, Scanna! Come va? Come va? Ciao a tutti! Ciao, dottore! Ciao, dottore! Ciao, Scanna! Dice, tuo marito come sta? Dice, il mio facendo le corna sta bene. Dice il tuo, dice il mio facendo le corna c'è morto. Le corna! Ciao Fili. Adesso ne racconto un'altra, questa è una perduta. Sapete che differenza passa tra l'aquila e lo spago? No. L'aquila si annida sui libri. Lo spago si annuda sui pacchi. No, 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 non mi fai ridere. No. Ah, non mi fai scombisciare. Adesso ne racconto un'altra. Questa è vecchia, guarda, non ho capito un cazzo, la dico stesso. Sapete perché i matrimoni si chiamano connubi? No. Perché sono molto rari i giorni di sereno. Che buono. Thank you.
Senti! Massicci, vi voglio! Ciappa! Comandi! Lei e 5 uomini prescelti stabilirete una testa di ponte in postazione C! Signor sì! Ma bisogna proprio massicci! Sparare! Massicci! Vi voglio massicci oggi! Tre! Però non vale. Stai zitto tu, stai morto. Tanto alla fine vincemo noi. Bill, Tom, Jerry, Sting, Scar, follow me. Un momento, ragazzi. Ci penso io. Vai, Scar. Tana per i blu! Che porco! Quanto fa sparare che bico? Ora, ora! Bravo! Andate, andate, là! Dai, la bomba, di là! Ci abbiamo fatto da tutte! La bomba! L'ha fatto da noi! Vai, entro! Ostia, dove sta? Dov'è il mitragliere? Arancione, tu! Comandi! Dov'è il tuo compagno con la mitragliatrice? Non lo so! Come non lo so? Lo devo fare prigioniero! Era qui un minuto fa! Sono qua! Dove qua? Qua! Arancione, ma che cazzo fai lì dentro? Ti devi arrendere, no? Lo vedremo! Come lo vedremo? Arrenditi subito, sai! Te lo ordino! Taratatata! Taratatata! Sì! Così! Ma che rete cara! Non vi avvicinate! Come va, imbecille? Avanti, su, prenditelo! Chi sta diventando matto? Capito com'è King Kong! Tu, Scanna, chiama il comando, subito! Capito? Basta con questa manfrina! Dai, esci fuori! Arrenditi! Se ne pentirà, capito? Allora? L'abbiamo circondato, signor colonnello. È un suo soldato? Signor, no. È della mia compagnia. Ah, come si chiama? Cabiddu, Angelo Cabiddu. No, no, grazie. Stia attento, colonnello, tira le pietre. Oh. Con una certa precisione. Ascoltami, Cabiddu. Nessuno vuol farti del male. Siamo qui per aiutarti! Sei tra amici! Ti puoi fidare! Io voglio se aggiungeremo! Che mi fido, mi devo resi qù! Ma che dice? Che sta dicendo? Non lo so. Ma non c'è nessuno qui che lo capisce! Ehi, tu, caporale porco, qui, subito! Comandi! Che ha detto? Nara, itasinau! Appurau, che lo voglio se aggiungeremo! Chi mi fido, ne avevi cucù! Ha detto che non vuole l'aiuto di nessuno, che chi si fida lo prende nel culo. Però le sue, signor colonnello.
senti, come diavolo si chiama? Cabiddu Angelo. Senti, Cabiddu, è il tuo colonnello che ti parla. Esci subito di lì e non ti succederà niente, te lo prometto. Torno pure, botto, su carro. E ti darà che non ti succede a nulla. Che ha detto? Ha detto che anche al nonno suo gli hanno promesso che non gli succedeva niente. Sul carso è morto. Senti, Angelo, ti prometto che non sarai punito. Vengo a prenderti, figliolo. Eh? Vengo a prenderti a braccia aperte, come un padre. Ma che fai? Lo tengo sotto tiro, sul colonnello. Sì, a salve. Tanto per dimidirlo, no? Va giù, va via. Via, via! Ecco. Proprio come un padre, eh? Bravo. Bravo, soldato. Bravo. Sei proprio deciso? Non ci pensare e picchia forte. Quale preferisci, la piccola, la media o la grande? Dai, non fa lo scemo, prendine una, su! La grande è più sicura. Ma fa crack quando si rompe? E dai! E non appoggiare, mena! Scanna, io meno! Mena! Scanna, io vado, eh! Vai! Scanna, meno! E dai! Meno! Mena! Io un braccio a quello non glielo regalo. Meno male perché per me era una stronzata. Approvo. Ho deciso anch'io di farmela di notte. Così si guadagna qualche minuto la mattina e non si corre il rischio di essere puniti. Chi l'avrebbe detto che mi sarei fatto la barba di notte e che mi sarei comportato così con un amico? Sai, ci sono delle cose del nostro carattere che speri di non scoprire mai. Mi dispiace. Mi sono cagato sotto, Scanna. E mi cago sotto anche adesso. Con queste lo puoi fregare. Non so per quanto, ma lo puoi fregare. Dove l'hai presa? L'infermeria. E se ti beccano? Grazie. Avanti, muoversi, muoversi! Salire sul camion! Lei non è di guardia alla polveriera, che cosa ci fa qui? Sostituisco il soldato Scanna. Perché? Dov'è il soldato Scanna? Eh? Chissà dov'è il soldato Scanna! Ha marcato visita, signor tenente. Lo vado a chiamare. Gli dica che se non si presenta immediatamente lo mando sotto processo. Hai ordine, signor tenente. Scanna! Che cosa? Si è sentito male, è svenuto, tenente. Scanna, questa me la paga. Io la denuncio, ho capito? Lei è un vigliacco! Tenente, tiene 40 di febbre questo. Non è vero, se la squaglia! Io la denuncio, Scanna! Apri, la denuncio! Apri. La denuncio, quanto è vero in Dio! Tenente, signor tenente, c'è da firmare la base di ricovero. Io non firmo niente! Come non firma? E chi se la prende la responsabilità se mi muore l'ambulanza, lo Scanna? Firmi, per favore, signor tenente. Qui sotto. Grazie, signor tenente.
L'aspetto qui, scanna! L'aspetto qui! Cosa guarda lei? Rastrelli! Operazione riuscita! Ho tutto alla grande! Stai attento! Ma che sta male, per davvero? Scotta, madonna come scotta! Palompi dall'oculista! Vittozzi dal cardiologo, Bianchi dal traumatologo, Pescucci dall'urologo. La vostra è svegliata il 19. Mi credo che era morto. A 19 ti sei fatto 36 ore. Ma che te sei ingoiato? Oh, ma questa che è? La curva sud? C'è anche la Forestal e i suoi caccia dovrebbero compiere voli di ricognizione senza tuttavia interessare la cosiddetta linea della morte. Gli americani, Spix in testa, ma ci sono anche i contrammiragli della sesta flotta, hanno messo di nuovo le mani avanti, ripetendo che non vogliono provocare e che le esercitazioni erano previste da 2 anni. Smentito dunque, il Washington Post aveva parlato di piano per innervosire Gheddafi. Ma, aggiungono gli americani, se i libici attaccano troveranno risposta adeguata. Ad alimentare ulteriormente la guerra dei nervi al colonnello c'è poi l'arrivo di 18 F-111 americani. Hai dimenticato qualcosa? Base NATO di Boscombe Down. No, sono venuta a vedere come stavi. Bene, grazie. Sono 2 mesi che non abbiamo tue notizie. Che fai? Faccio un po' d'ordine. Perché? Beh, non puoi mica continuare a vivere così, no? Ci vivo io, non ci vivi tu. All'ONU l'ambasciatore libico Trechi ha ripetuto che il suo paese... Sei tornata per restare? Che c'è? Speravi che mi buttassi in ginocchio chiedendoti perdono? Eh? Perdono, Anna, perdono. Non lo faccio più, ti prego, Anna, torna. Questo ti aspettavi? A questo speravi che mi sarei abbassato, rinunciando al mio orgoglio, alla mia dignità? A questo speravi che mi sarei ridotto? Non ti basta d'avermi fatto diventare lo zimbello della caserma? Io sono un uomo! Sono sempre il tenente Fili! E tu, senza di me, non sei nessuno! Anna, dove vai? Non parli, Parla. Di qualcosa! Parla! Ma sei una vita che parlo per riempire i tuoi silenzi. Buona questa. Dove l'hai letta? Tu mi sei contraria. Mi sei sempre stata contraria. Tu non mi stimi più. È vero? Perché invece non mi chiedi se ti amo ancora? Scusa, è un'informazione. Che è stato ricoverato qua un sardo. Dovrebbe essere arrivato qualche giorno fa. Si chiama Cabiddu, Angelo Cabiddu. Ma che sei da Roma? Beh? Che quartiere? Pietralata. Fede? Giallo rossa. In bocca al corridoio, l'ultima porta a destra. Grazie. Senti, andò vai. Tu dai la parola d'ordine.
Magica Roma. Sempre magica! Ma che sei? Sei un parente? Sei un amico? Stavi con lui? Al 47esimo? Forte pace? Forte pace. Ma che c'ha? Sei psicofarmaci. Capito? Sono io, Scanna. Non mi riconosci? Oh, ma non mi riconosci? E che ne so? Se vedete no? Gliela posso dare io? Se ti fa piacere. Vuoi che mi vuole? No, non c'è bisogno. Dammi retta, mettitelo. Ti dico che non mi serve. A come te pare. Hai visto? Hai visto che c'è bisogno? Vabbè, va. Io mi vado a fumare una sigaretta. C'hai 5 minuti. Auguri. Mettete il cannone! Ma che fai finta? Sono stato bravo, eh. Ammazza, ci siamo cascati tutti. Meno uno, Fili. Lui l'aveva capito, però se l'ha presa in culo lo stesso. Ma te ci mandano a casa? Sì, tra qualche giorno me ne vado. E tu che ci fai qua? Ci sto a provare pure io. Che accuse? Epatite. Come ce le hai le transaminari? Boh, che ne so. Se ce l'hai a 100 ti danno 30-40 giorni. Da 200 in su può darsi che ti performa. Magari. Così quello stronzo se la prende in culo due volte. Non gli farà male. Magico, capito? Magico. Oh! Oh! Te ne devi andare! Che mi passa la visita! Come ha trovato? Boh, non è più lui. Ma perché? Prima com'era? Com'era. Vabbè, ciao, va. Sempre magica, eh? Braghetti, Beretti, Bigella, Sganna, Trigarico, siete stati riconosciuti simulatori, perciò fateli i bagagli e ritornate al corpo, brutti figli in drocchia. Invitano a non dare molto peso alle minacce rivolte ai paesi del Mediterraneo, anche a Beirut. Spina, quella non è la branda di Del Grillo. Hanno trasferito. Motivi disciplinari. Pare che è stato forza dopo la nottata di Capodanno. Non c'è bulimia richiunendo all'esercito. No, i gradi. Gli hanno dato la testa. Perché? Che buon ricero. Del Grillo mi ha detto di darti questo. Cameretta! Ah! Ti...
Bentornato, Scanna. Com'è andata la vacanza? Lo sa che per quello che ha fatto potrei mandarla sotto processo? Bene, Scanna. Si riprende da dove eravamo rimasti. Quanti giorni è stato fuori? 5? 5 giorni di guardia alla polveriera. Ha 15 minuti per prepararsi. Mollare, Madonna del Grillo Ciccone. Caporale. Comandi. L'elenco delle guardie della prossima settimana. Proiettili. Si muta col colpo in canna. Ma chi te lo fa fare? Perché non molli? Chi ha scommesso su fili? Complimenti, signora. Scusate. Buon appetito. Signora. Lei, comodi, comodi. Comodi. Tutto a posto, signora? Buono, veramente buono, ma senza complimenti, eh. Dovreste aprire un ristorante. Non esageriamo. E tu? Soldato, contento di vedere i genitori? Ostia, signor colonnello, cioè, contentissimo. Bravo, bravo, comodo, comodo. Così rivolgo i miei soldati, contenti, contentissimi. Bravo, mangia tutto, eh. Bell'uomo. E che modi. Ma, Alvise, lo Scanda, quel famoso Scanda dov'è? Poteva stare qui con noi a mangiare oggi. Ma perché non gliel'hai detto? Nei servizi. Vuoi un passaggio? No, no, grazie, vai pure. Senza complimenti, eh? Veramente? Vada. Oh. Auguri, buona fortuna! Mm-hmm.
cos'è? Come cos'è, Luisa? Il mio cuore che batte. Che batte? Batte, batte per te. Il nostro primo bacio. E che bacio? Vestiti per piacere. Che ora è? Le 7. Boia, io mi alzo sempre a luna. Sbrigati. Alto là, chi va là? Alto là, chi va là? Alto là, chi va là? Fermo sparo! Capoposto a ispezione. Ispezione alto, capoposto avanti. Capoposto riconosciuto. Ispezione avanti. Bene, caporale, può andare. Ma veramente, signor tenente? Vada, non vada pure. Signor tenente, regolamento. Le ho detto di andare. Si assume lei la responsabilità. Vada! È un ordine. Signor Sig. Fuma. Ah già, che non può fumare. E non può neanche parlare. Non può fumare e non può parlare. È il regolamento. E anche se io le dessi il permesso non si fiderebbe, vero? E farebbe bene. Neanche io mi fiderei al posto suo. Allora lei si chiederà che cosa sono venuto a fare. Sono venuto a parlare. E lei è obbligato ad ascoltarmi. Ho un bel vantaggio, no? La costringo ad avere un rapporto umano con me perché so che se glielo chiedessi lei me lo negherebbe. Si ricorda il nostro primo incontro? Io le offrii una sigaretta e lei accettò. Chi poteva immaginare che saremmo arrivati a questo? È tutto per la più vecchia e stupida delle debolezze umane. Per gelosia. È stato per gelosia che io quella sera ho lasciato la caserma. Ed è questo che non le ho mai perdonato, Scanna. Di aver reso pubblica questa mia debolezza. Lei ha fatto quello che chiunque altro avrebbe fatto, ma io non gliel'ho perdonata. Non è giusto, lo so. Ma sono fatto così. Ho un brutto carattere. È una maledizione avere un brutto carattere, sa? Ogni volta che cerco di conquistarmi l'affetto di qualcuno riesco solo a farmi odiare. Invece lei è fortunato. Lei ha tutti dalla sua parte.
mentre io ho tutti contro. Anche mia moglie. Mi ha lasciato. Forse perché non ho mai perdonato neanche a lei quello che è successo quella sera. L'ho pagata cara questa storia io. Niente Udine, niente promozione, niente moglie. Ho perso tutto. Lei invece... anche se sicuramente non sarà disposto ad ammetterlo, qualcosa ha guadagnato. Lei ha imparato a valutare le sue reazioni. Ha imparato a non reagire d'istinto. A controllare la sua aggressività. Lei si sta avviando a diventare un uomo. E questo un giorno me ne renderà atto e anche merito mio. Perciò, Scanna, ora le dico basta. Basta con questa sfida. Io sono cambiato e anche lei. Che ragione c'è di continuare una sfida fra due persone che non sono più le stesse? Onore al merito, Scanna. Le avevo promesso che l'avrei spezzata. E invece eccomi qui a confessare i miei errori. Scanna, non so se lei ha capito, ma io le sto chiedendo scusa. Tra non molto lei si congederà. E non voglio che abbia un cattivo ricordo del suo tenente. Perciò, senza rancore. Senza rancore. Va bene? Lei è un ingenuo, Scanna. Ci è cascato in pieno. Si è fatto carpire l'arma. Violata consegna della sentinella in servizio di guardia. Stavolta 3 anni di galera non glieli leva nessuno. Più grande occasione della tua vita. Ammazzami! Coraggio, fa il tuo dovere! Spara! Spara! Su quello che è successo stanotte io non ho voluto indagare. So solo che durante il suo servizio è stato sparato un colpo di fucile. Ora io esigo da lei un rapporto dettagliato, altrimenti... Signor sì, signor colonnello, l'ho già preparato. C'è scritto tutto. In quanto al soldato che ha sparato, mi sono permesso di proporlo al grado di caporale. L'ho deliberatamente provocato per vedere se avrebbe fatto il suo dovere. L'ha fatto. Fili, forse lei ha bisogno di un periodo di riposo. E in questo periodo dovrebbe valutare a fondo l'opportunità di continuare a far parte di questo esercito. Mi dispiace dirle questo, ma da un po' di tempo lei mi è sembrato, come dire, disturbato. Sì, signor sì, signor colonnello. E avrei pensato a questo proposito di prendere una lunga licenza. Col suo permesso. Permesso accordato. Decorrenza immediata.
Benvenuto a bordo. Ma come sono arruolato in marina? Gira quanto ti è imparato un napoletano, È la notte del congedo! Vai a pensione! Qualcuno a porta pace con la bocca si spara un bel cannone! E via! Viva! 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 È finita, capito? Sarà finita per te, io ho ancora 10 mesi. Al viso! Tu, che fai, piangi? No. Ma non sei contento se torna a casa? Sì. Oh! È finita! È finita! Esposito, è finita! Da domani sarò di nuovo il dottor Adalberto Romani, aspirante assistente chirurgo del professor Luigi Rainiero Fassati. Auguri, dottor! Sei contento? Ecco, ma no, da domani sarò pure io il futuro aspirante maresciallo Esposito Antonio da Casoria. Già firmato, dottore, ha già firmato e sono contento. E allora, ragazzi? Oh, tra un anno tutto è qua. Oh, ma che sei stupido? No, è che scherzavo. Il padre di Luisa l'ha messo in prova. Poi, se tutto va bene, passo fidanzato ufficiale. E tra un anno pa 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 mi sposo. Grazie, grazie. Cose che succedono. Borghesia, attesi! Borghesia, allineati in fila per due. Prendere le distanze. Dietro! Alvise, comandati. Veramente? Vai. Borghesi! Mi viene da ridere! Massiccio! Borghesi! Tanti! Borghesia! Avanti! Mars! No, due! No, due! No, due! Borghesi! 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 No, un'altra esercitazione, ma anche la sera del congedo. No, ragazzi, sapete che facciamo? Ce ne fottiamo! Borghesi! Oh! Avete 3 minuti per indossare la tenuta di combattimento! Capito? 3 minuti! Muoversi! Oh, ma che muoversi e muoversi! Io domani mi congedo! E chi gliel'ha detto che si congeda? Si veste immediatamente! Avanti! Vestitevi tutti! Due minuti e 30. Muoversi. Sì.
Maruia. Esercitazione, vero tenente? Thank you.
c'è chi non li scorda mai.